tutti ragazzi, sono Teo Drake e bentornati in questo nuovo episodio di Amnesia. Eravamo rimasti qua all'ubitorio dove c'era questo povero tizio nudo che era stato stuprato dal mostro. Come vedete c'è il sangue e ha qualcosa fuori, vabbè lasciamo stare. Allora noi avevamo salvato e quindi dobbiamo leggere questa lettera che parla del vaccino che permette ai miei uomini di lavorare. Ok, nelle fogne, questo è il vaccino che ci serve per andare nelle fogne dove è tutto infestato dalla muffa. Sfortunatamente, quindi questo lo leggiamo perché è utile a capire cosa dobbiamo fare. I servitori sono stati curati perché la procedura si è dimostrata difficile. Gli effetti, gli altri moriranno alla fine. Ok, però non dice come crearlo, quindi o lo troviamo già pronto oppure troviamo tipo, ma cos'è? Laudano, ok. Troviamo qualcosa di strano, allora, perché ci dice che si crea in questo mondo. Allora, noi dove andiamo? Qua? Anche se qua c'è il... Oh mio Dio. Guardate quante persone ha stuprato il mostro. Eh sì, spaventati. Ti devi spaventare, come direbbe Richard Benson. Oh, e qui c'è l'ubito... Oddio, questo... Qua c'è l'ubitorio. Guardate, questo è proprio messo in posizione mentre stava... Stava il mostro, capito cosa. E proprio stava scappando, stava cercando di entrare nel fornetto. Diceva, forse è meglio bruciare che essere stuprato dal mostro. Ti credo, amico mio. Qui altri malcapitati. Qui dei fiori. Non è che qua dentro troviamo magari il vaccino. Cioè dovrà servire questa stanza a qualcosa. Come quelle l'altra volta, dicevo non serve a nulla sta stanza, invece che c'era, nel muro c'era l'enigma. Quindi... No, possibile che non c'è niente, serve solo... Magari tra i cadaveri c'è il... No, non c'è nulla, nemmeno oggetti. Nulla. Serviva forse tanto per farti vedere le atrocità che venivano fatte in questo posto. Ok. Quindi qui altre persone. Chi è che mi ha chiamato? Oh, sentite, qualcuno ha detto Dan, perché il protagonista si chiama Dan. Oh mio Dio. No, ste stanze sono vuote. Allora, mi fa interagire quindi solo con questo qui. Quindi, che il trapano lo devo infilare. Oddio, no, per davvero. Oh mio Dio, per davvero abbiamo usato il trapano di lui. Io sto dicendo che lo infiliamo in culo, ma no, gli ha bucato la testa. Oddio, che schifo. Il sangue l'ho iniettato. Ah, forse questo qua aveva già il vaccino, quindi aveva il sangue pulito. Forse col suo sangue dobbiamo fare l'antidoto. Ok, qui abbiamo il barattolo. Non può essere usato in questo modo. Come no? Che vuoi, pure una cannuccia? Oh mio Dio. Sì, vuole la cannuccia, ok. Non può essere usato in questo modo. Ago. Perfetto. Sto provando tutti gli oggetti più... Martello, che magari scavi più dentro, no? Sta leva che ce l'ho da un casino, a che serve, a niente. E quindi mo che devo fare? Non puoi usare l'oggetto. Ah, ok, ci dobbiamo direttamente pungere e iniettare il siero. Ok. Quindi mo siamo... Adesso non siamo più in contagio con quella specie di muffa. Perfetto, quindi abbiamo il vaccino, cioè possiamo andare.
Oh, figlio di puttana, perché va tutto storto sto gioco di merda? Oh, che cazzo è? Chi cazzo c'è là? Mi sono preso un corpo, oddio, ha sfondato la porta. Sto verso è strano, non l'ho mai sentito. Così. Non mi dite che è l'altro mostro, perché in questo gioco mi pare ci siano due mostri. Tra cui uno che è tipo velocissimo, che Saburo lo chiama Ermannaia. E forse Ermannaia, vediamo. No! Cazzo! Ermannaia! Oddio, è lui! Perché? Ah! Oddio, perché? No! Qui dobbiamo scappare come i matti. Cazzo fai! Ma perché va storto il personaggio? Scappa! Non so perché, ma andava bassissimo, andava lentissimo il personaggio. Vai! Oddio! Ah, che paura! Cazzo! Cioè, il fatto è che non capisco perché si è mosso tutto in modo strano il personaggio. Forse le piste sono andate in mezzo ai tasti. Ok, curiamoci. Sta sanguinando, lo so, però. Ok, abbiamo conosciuto Ermannaia, lo chiamerò così perché sono abituato al nome che gli dà Saburo. È un tipo abbastanza violento questo qua, non dovevo sfidarlo, però io volevo aprire la porta proprio leggermente. Però non capisco perché me l'ha fatta aprire tutto in modo veloce, quello ci ha visto ovviamente. Ok. Finalmente questa merda di fogna. Ok. Sì, pure l'olio, abbiamo finito, perfetto. Qui un po' mi preoccupo, perché mo che abbiamo visto Ermannaia ho paura che ci sarà sempre quel coglione. Ci sono dei funghi, dove c'è muffa ci sono i funghi, no, acqua, e dove c'è acqua c'è lo stronzo invisibile. Cazzo, Ermannaia. Oh, Ermannaia. Cazzo, sto stronzo lo sapevo che mo ci sarà sempre. Questo qui mi mette ansia perché è super veloce. Cioè sembra lento. No, io lì non ci vado. Sembra lento, dicevo, Ermannaia. Però quando vi vede l'avete già dietro. Non ho capito. Aia. Ok. Mo ho capito. Dobbiamo fermare queste sbarre. Cioè queste pale. Non è che abbiamo una roccia che gli lanciamo. No. Non abbiamo nulla. Basta che non c'è Ermannaia. Io sto tranquillo. Farmi scherzi, e qui non c'è nulla. Vediamo un po', perché dobbiamo trovare un oggetto che fermi quelle cose. Oh, che cazzo è? Oh, credevo era il pesce, e invece no. Ok, qua c'è una scala, si può prendere, no? Via di fuga! Questo posto è bastardo perché si fa vedere tante vie che non ti portano assolutamente a niente.
Qua non c'è nulla. Oh. Chiuditi qua e non rompere il cazzo. Qua mi sembra abbastanza sicuro. Qua i punti velenosi. Io non voglio andare dove è andato quel mostro. Allora, no. Altri così con i numeri romani, che palle. Ma qua che cazzo si deve fare? Io mica qua so che fare. Forse dobbiamo spegnere gli ingranaggi. Non lo so. Credo che li abbiamo spenti. Non so se si deve fare questo. Se non sono spenti... Ma se non sono spenti te ne vai a fanculo se non sono spenti. Fammi nascondere. Ok. Dato che c'è il mostro, credo che abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto la cosa giusta. È ancora là. Forse abbiamo fermato le pale. Quindi possiamo andarcene da sto posto di merda. Vediamo. Cazzo, fanculo, acqua di merda. Credevo era il mostro. Ok. Dove erano quelle pale? Cazzo, vi immaginate? Me lo ritrovo davanti. No, ste merde ancora che girano. Mi sa che dobbiamo sbirciare cosa c'è qui. Cazzo, devo dire che questa parte è quella che mi sta mettendo più ansia delle altre. Nemmeno io so per... Cioè... Cazzo, io penso che Ermannaia, quello lì, è il mostro più brutto che c'è su Amnesia. Cazzo, questo punto... Ok, cos'è? Sembra che il tubo si sia staccato. Ok, ma che ci devo fare con un tubo? Forse dobbiamo incastrarlo nei pali e magari si fermano. Proviamo. Allora. Sì, sì. Sì. Ok, abbassati. E adesso, perché ho capito, in pratica abbiamo rallentato ste pale qua e le abbiamo potute fermare col tubo. Se invece era nella velocità di prima, penso che il tubo non le fermava. Oh, finalmente. Spero che siamo peggio della merda. Sto dicendo siamo fuori dalla merda, siamo fuori dalle fogne, invece no. Tutto uno schifo. Ma questo è il ground. Sì, è il ground. Oddio, Ermannaia ha ucciso il Ground, il primo mostro, quello che ci inseguiva. Quindi quello lì
ci fa capire da qua quanto è cattivo a livelli assurdi. Ha ucciso il Ground. Cioè, guardate, povero Ground, un po' mi rattrista. Ciao a tutti, sono stato ammazzato da Ermannaia. Lo so, Grant, mi dispiace. Scusami per averti disturbato in tutti gli episodi, ma adesso siamo amici perché abbiamo un nemico in comune. Eh sì, lo so, Grant, dobbiamo scappare da questo posto di merda e niente. Sì, bravo, adesso vai, prima che arrivi il Grant, lasciami qua a soffrire tutte le pene che ho fatto, le cose brutte. Eh sì, ti lascio però in un posto buono, vieni qua. Anzi no, Grant, tu verrai con me, sarai il mio compagno d'avventura, finché appunto potrai. Grazie, grazie, sei gentile, ancora scusa per tutto il male che ti ho fatto, però portami solo il busto, le gambe lascialo lì, perché ormai il cazzo non mi serve più. Lo so. Quindi ragazzi, abbiamo un nuovo amico, il Grant, che ci inseguirà, cioè non inseguirà, ci accompagnerà per tutto il viaggio. E ci vediamo al prossimo episodio, lasciate tanti like. Perché c'è il nostro nuovo amico. Ciao a tutti! Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale, ve lo consiglio.